Ciao, io sono Alessandro, uno dei tutor di WoW Academy e l'argomento di oggi tocca sia la fisica che la chimica, così come la matematica. Stiamo parlando di grandezze fisiche, fondamentali e derivate, unità di misura ed equivalenze. Iniziamo col concetto di grandezza fisica, ovvero la proprietà di un corpo, di una sostanza o di un fenomeno che può essere misurata ed espressa quantitativamente con un numero. Per intenderci, l'altezza è una grandezza fisica, il peso di una palla da basket è una grandezza fisica, non è una grandezza fisica la bellezza di Interstellar. Questo perché la proprietà che stiamo in quel caso osservando, bellezza, non è misurabile né tantomeno quantitativamente esprimibile. Anche se tutti i siti internet mettono le recensioni da 1 a 10 il voto, no, non è quantitativamente misurabile e non è una grandezza fisica. E misurare significa dire quante volte l'unità di misura che abbiamo preso in riferimento è presente nella grandezza fisica. Ad esempio, l'altezza di Marco è 180 cm, la nostra grandezza fisica è l'altezza. 180 è il valore numerico e il centimetro è l'unità di misura. In questa frase noi stiamo dicendo che Marco è 180 volte un centimetro. Allo stesso modo, il pallone da basket pesa 650 grammi. All'interno del pallone da basket abbiamo 650 volte l'unità di misura, un grammo. Tutti i fisici un bel giorno si sono incontrati a Parigi in un congresso per dividere le grandezze fisiche in fondamentali e derivate. Le grandezze fisiche fondamentali sono grandezze fisiche indipendenti dalle altre. Le grandezze fisiche derivate, invece, sono grandezze fisiche dipendenti, sono cioè delle grandezze fisiche che vengono ricavate dalle grandezze fondamentali attraverso delle formule e operazioni. Le grandezze fisiche fondamentali sono queste sette. Devi cercare di impararle o quantomeno cercare di imparare le prime cinque perché sono quelle che ricorrono più spesso. Abbiamo la lunghezza che si misura in metri, la massa in chilogrammi, il tempo in secondi, la temperatura in Kelvin e la corrente elettrica in ampere. Poi, se volete essere degli studenti modello come a noi di WoW Academy piace, avete la quantità di sostanza che si misura in mole e l'intensità luminosa che si misura in candele. Le grandezze fisiche derivate sono tantissime, sono molto più di 7 e quelle che vedete qui elencate sono solo alcune usate per farvi un'idea di cosa stiamo parlando. Vediamo ad esempio la velocità. La velocità è uguale al rapporto tra lo spazio e il tempo. Due grandezze fisiche fondamentali che in rapporto tra loro diventano una grandezza fisica derivata e l'unità di misura sarà il metro al secondo. Parlando di grandezze fisiche e di unità di misura è necessario parlare anche di equivalenze. Infatti prima abbiamo detto che l'altezza di Marco è 180 cm, ma avremmo anche potuto dire 1,8 metri o perché no 1800 mm. Quello che stiamo facendo in questo caso sono proprio delle equivalenze. Per capire come svolgere un'equivalenza, ti basta ricordare un grafico simile a questo, puoi cercare di ricordare questa scala oppure renderlo una linea, e ricordare che spostandoci a destra si moltiplica per 10 tante volte quanti posti passati, mentre spostandoci a sinistra si divide per 10 tante volte quanti posti che abbiamo passato. Per capire meglio questo concetto, ci viene in aiuto questo video di WoW Academy. Vediamo infatti che questo ragazzo, il nostro Marco, è alto 1,80 m, quindi 1,8 metri. Spostandoci a destra si moltiplica per 10, diventando 18 decimetri. Oppure ancora, spostandoci sempre a destra, 180 centimetri. Lo stesso discorso si può fare spostandoci a sinistra, dividendo quindi per 10 abbiamo 0,18 decametri. O ancora spostandoci verso sinistra possiamo avere 0,018 ettometri. Lo stesso discorso si può fare con il pallone da basket che avevamo detto pesa 650 grammi e dire che 650 grammi equivale a scrivere, ad esempio, in decigrammi, moltiplichiamo per 10, abbiamo 6510 grammi. Possiamo anche scrivere ancora che 650 grammi sono uguali a, come potete vedere scritto qui, 6,5 ettogrammi. Abbiamo diviso per 100 perché ci siamo spostati a sinistra di due posti. Vediamo adesso due problemi su equivalenze, su unità di misura, su un po' grandezze fisiche. Cerchiamo un po' di mettere in pratica quello che abbiamo detto. Il seguente problema dice: un campo da basket ha una lunghezza di 28 metri e una larghezza di 15. Calcola l'area del campo in decimetri quadrati. Bene, questo è il nostro campo da basket, abbiamo le nostre due grandezze fisiche fondamentali, lunghezza e larghezza, ovvero 15 metri e 28 metri. Per calcolare l'area facciamo lato per lato, ovvero 15 metri per 28 metri e il risultato è 420 metri al quadrato.
L'unità di misura dell'area è il metro quadrato perché quando effettuiamo un'operazione ricordiamo di dover moltiplicare tra loro anche le unità di misura, quindi in questo caso metro e metro diventeranno metro quadrato. Il problema però chiede il risultato in decimetri quadrati e quindi andremo a fare un'equivalenza. Quando lavoriamo con unità di misura al quadrato ricordiamoci che il moltiplicatore, quindi quello che prima era per 10 o diviso 10, viene elevato al quadrato, di conseguenza diventerà per 100 diviso 100. I 420 metri al quadrato che sono presenti qui in decimetri quadrati andranno moltiplicati per 100 e di conseguenza diventeranno 42.000. La risposta al nostro problema è dunque 42.000 decimetri quadrati. Vediamo l'ultimo problema che ci dice che la nuova Tesla di Elon viaggia ad una velocità di 250 km all'ora. Quanti metri al secondo percorre Elon? Questo problema possiamo subito vedere come è un'equivalenza. La velocità della nuova Tesla è appunto 250 km all'ora. Quanti metri al secondo sono 250 km all'ora? Pensiamo che un chilometro all'ora lo possiamo scrivere come 1000 metri diviso 3600 secondi, in quanto in un chilometro abbiamo 1000 metri e in un'ora abbiamo 3600 secondi. Svolgendo questo rapporto abbiamo come valore numerico 0,27 periodico, quindi circa 0,28, ma l'unità di misura, dato che abbiamo svolto questa equivalenza, non saranno più chilometri all'ora, ma i metri al secondo. A questo punto possiamo fare una proporzione e scrivere che se un chilometro all'ora sta a 0,28 metri al secondo, 250 km all'ora, quanti metri al secondo sarebbero? Quindi la nostra x. Per calcolare la x, quindi moltiplichiamo 250 km all'ora per 0,28 metri al secondo diviso un chilometro all'ora. Come vediamo, le unità di misura qui si semplificano e avremo che il nostro risultato sarà espresso in metri al secondo e sarà uguale appunto al prodotto di 250 per 0,28, ovvero 70 metri al secondo. Bene, con questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, seguici su Instagram e condividi questo video con i tuoi amici. Io ti auguro un buono studio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!